Dal Comune di Sant'Arsenio avviate una serie di attività di indagine e monitoraggio sulle acque fluviali, un'attività posta in essere a partire dallo scorso febbraio 2023 e fino a luglio scorso, andando così a raccogliere dati sufficienti nelle diverse stagioni dell'anno. A realizzare le attività di monitoraggio è il laboratorio accreditato Neotes. I risultati delle analisi presso le stazioni poste in 7 punti del Comune, precisamente via Annunziata, via Carrera, via Fosso del Mulino, via Paolo Borsellino, via San Rocco, via San Sebastiano e via Pozzo, hanno fatto emergere due criticità che, a parere dei tecnici, devono necessariamente essere tenuti sotto controllo e per i quali l'amministrazione comunale guidata da Donato Pica chiede anche la collaborazione dei cittadini affinché vengano segnalate eventuali anomalie o sversamenti di rifiuti. Lo screening ambientale è stato attuato al fine di verificare la presenza di xenobiotici potenzialmente pericolosi, dovuti ai rifiuti sversati nel corso dell'anno 2019. Per tale ragione, i tecnici della Neotes hanno eseguito una serie di attività su diversi punti, come spiega la biologa Emma Carrafiello, responsabile della gestione qualità. Insieme al Comune di Sant'Arsenio abbiamo messo a punto un piano di monitoraggio ambientale relativo a due tipologie di matrici in particolare, le acque superficiali dei fiumi e le acque sotterranee. Quindi cosa siamo andati a fare sostanzialmente? Nell'arco di 6 mesi, quindi un monitoraggio che è durato da febbraio a luglio 2023, noi abbiamo raccolto tutta una serie di dati andando a campionare dapprima le acque del fiume, quindi in realtà sulla stazione dei fiumi abbiamo campionato l'acqua, un sedimento e anche la parte relativa al suolo nelle parti, diciamo, limitrofe dell'alveo fluviale. E poi contestualmente su altre stazioni abbiamo effettuato dei campioni sulle acque sotterranee, quindi prelevando delle acque presso dei pozzi all'interno di alcune delle stazioni, appunto, del Comune di Sant'Arsenio. Che cosa è uscito fuori da questo studio? Che sostanzialmente ci sono sì, diciamo, qualche superamento di alcuni valori che devono essere in qualche modo attenzionati, ed è questo proprio l'obiettivo del monitoraggio, cioè il monitoraggio deve essere continuo e costante, perché solo attraverso la costanza e attraverso diciamo, un numero notevole di dati che riusciamo a dare poi delle risposte nell'arco del tempo. Quindi diciamo, ci tengo a sottolineare che il Comune di Sant'Arsenio, appunto insieme alla Neotes, ha messo a punto questo piano di monitoraggio scegliendo i diversi punti su cui effettuare diciamo, queste analisi, queste indagini, per due motivazioni sostanzialmente, sia per tutelare il territorio, ma soprattutto per salvaguardare la salute dei cittadini, perché ovviamente queste due cose sono correlate a stretto giro. Visto l'esito delle attività di monitoraggio, seppur non del tutto preoccupanti, dato che sono 2 i punti per i quali risulta superata la soglia minima di sicurezza, l'amministrazione comunale Pica è pronta a proseguire il percorso di verifica, così come suggerito anche dalla dottoressa Carrafiello, che, fornendo il parere tecnico, ha appunto suggerito di effettuare controlli continui e costanti sulle acque. Soddisfatto il promotore dell'iniziativa Vincenzo Forte, consigliere comunale di Sant'Arsenio, che assicura anche il prosieguo delle attività al fine di poter individuare soluzioni di intervento adeguate. Per noi è importante capire la situazione attuale delle nostre acque, sia per quanto riguarda la parte fluviale e sia per quanto riguarda le falde acquifere. Quindi abbiamo messo a disposizione 7 punti, tra cui 4 riguardo ai fiumi, che chiaramente percorrono il territorio di Sant'Arsenio, e 3 pozzi per capire la situazione delle acque profonde. Tutto sommato insomma, alla fine, devo essere sincero, le notizie non sono abbastanza soddisfacenti, cioè la situazione non è drammatica, ma bisogna comunque tenerla in considerazione e approfondire chiaramente i controlli nel tempo. Questo è un impegno che abbiamo preso, che prenderemo, ma che porteremo avanti poi nella prossima futura amministrazione. Alla presentazione dei dati, oltre ai tecnici di Neotes, al sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica e al consigliere promotore Forte, erano presenti anche la consigliera comunale Anna Maria Mazzariello e i tecnici comunali Isolina Coiro e Filippo Pica.